Armando Biasi in comune per la prima volta da sindaco, anzi per la seconda volta, torna sulla sua sedia. Com'è tornare qui in comune a Valle Crosia? Ma diciamo è piacevole perché è la chiusura di un cerchio. Per chi mi conosce sa che sono una persona seria, professionale, quindi più che ai festeggiamenti ho pensato come riorganizzare velocemente il lavoro da fare qua in comune. Sì, sono molto orgoglioso, soddisfatto perché mi permette di proseguire un'attività per me che ho nel DNA. E quindi sono felice di essere qui. È qua, ha detto, per organizzare il prima possibile il consiglio comunale. Ha sentito innanzitutto l'ex sindaco Ferdinando Giordano, è avvenuto una sorta di passaggio di consegne, di già? Ma diciamo che la prima telefonata che ho fatto per correttezza e per piacere con il sindaco Giordano, per cui ho chiesto di poterci incontrare, a breve ci incontreremo. Per avere un pochettino il quadro della situazione, che in gergo tecnico si chiama passaggio di consegne. Quindi cercherò di capire fondamentalmente lo stato delle pratiche, perché come ho detto in campagna elettorale, noi non siamo qui per amministrare contro nessuno, quindi questo è un appello che faccio pubblicamente. Noi siamo qui per poter insieme amministrare una città. Quindi la città l'amministra il sindaco, l'amministra una giunta, un consiglio comunale, nella sua interezza, ma l'amministrano i cittadini. Quindi da oggi il comune è un comune aperto a chiunque abbia voglia di partecipare. È ovvio, è nel mio DNA, quando si potrà dare un sì, si dirà sì, quando la cosa non si può fare, si dirà no, ma si spiega. E in quest'ottica ho avuto la disponibilità del sindaco Giordano di sederci e parlare serenamente. È ovvio che ho chiamato anche Croese e Perri, ringraziandoli perché comunque vada hanno reso una campagna elettorale molto combattuta e quindi sana. Cosa hanno detto però i suoi avversari Croesi, so che li ha citati Perri? No, diciamo che credo che abbiano comunque apprezzato la voglia di tendere la mano, perché come tutte le competizioni dove c'è dell'agonismo, a fine partita dovrebbe essere auspicabile il terzo tempo. Magari non è sempre così, perché la vita ci insegna che il terzo tempo non sempre esiste. Io ho questa cultura sportiva perché ho sempre giocato a pallone, quindi mi è sembrato trasparente, corretto e sincero fare questa telefonata. Ha parlato di giunta e in questa fase è normale chiederglielo, sta pensando appunto a quale sarà la sua squadra. Sì, diciamo che il filo conduttore è di una giunta che sia premiante della squadra. Come ho detto in campagna elettorale, sarà una premialità anche di genere. Noi abbiamo 8 consiglieri comunali, di cui 4 sono donne, sono signore. E penso che il 50% della giunta sarà rappresentativo di donne. L'altro impegno che chiederò, in accordo tra la giunta, due assessori di dimettersi dalla figura di consigliere comunale per far entrare i primi due dei non eletti. Perché la squadra vince insieme e quindi amministra insieme. La prima cosa da cui vuole ripartire per rilanciare la città, come ha sempre detto, quindi quale sarà sostanzialmente la sua prima pratica su cui concentrare l'attenzione? Ma la prima pratica intanto è il decoro urbano. Credo che tra le prime cose da fare, che mi è stata segnalata questa mattina, è intervenire velocemente sugli asfalti dell'Aurelia. Quindi la prima cosa che questa mattina alle 9 mi sono occupato è di andare a parlare con il comando per coordinare al meglio questa prima attività. Ma è ovvio che poi avvicinandoci al periodo estivo balneare, verificare che l'aspetto delle spiagge sia tutto verificato in ordine. Vuole dire qualcosa ai cittadini dopo questa praticamente rielezione? Sì, beh, intanto grazie per la fiducia che mi avete testimoniato. Grazie per l'affetto con cui mi avete accompagnato. Adesso però vi chiedo a voi un ulteriore sforzo. Credo che entro fine mese vorrò organizzare un'assemblea pubblica dove starete informati, avvisati. Vi chiedo di partecipare numerosi, perché come ho detto questo deve essere un mandato partecipato. Quindi partecipato a tutti coloro che hanno nel cuore la voglia di impegnarsi per il bene della nostra città. Quindi attraverso dei manifesti vi diremo data e orario, dove parleremo delle linee guida da
del nostro programma e ascoltando quelle che possono essere le vostre segnalazioni e soprattutto spiegandomi qual è il metodo organizzativo di questi prossimi 5 anni che vorremmo fare. Quindi, come promesso, la campagna elettorale è finita. Sono invitati anche coloro che sono talenti in città che non per forza abbiano votato noi o abbiano partecipato con noi a questa campagna.